Buonasera, lei è il presidente dell'Istituto regionale del vino e dell'olio della Sicilia, direttore, ma va bene? Allora, se le può spiegare un po' le specificità della vostra regione? La nostra regione, la Sicilia, dal punto di vista enologico, in questi ultimi decenni è cresciuta notevolmente sul piano della qualità. I nostri vini sono apprezzati in tutto il mondo, specificatamente nel mondo anglosassone, sì, negli Stati Uniti d'America, in Canada. Sono in atto anche delle iniziative di penetrazione dei nostri vini sul mercato cinese. È un settore, quello vitivinicolo siciliano, in buona crescita, che ha potuto reggere anche questi difficili anni di crisi, soprattutto investendo molto sui mercati esteri. Infatti le nostre aziende hanno un buon grado di internazionalizzazione, avviato anche grazie all'iniziativa del nostro istituto sui piani internazionali, perché abbiamo curato la partecipazione delle nostre aziende a diverse fiere internazionali, oltre a essere presenti qui, ma siamo presenti a livello internazionale al ProVine, dove per il prossimo anno si annuncia un maggior numero di aziende che parteciperanno con noi. Siamo presenti ormai da decenni al Vinitaly, dove portiamo lo scorso anno ad esempio 170 aziende, e abbiamo avviato anche diverse partecipazioni alle fiere internazionali, soprattutto nel sud-est asiatico, e abbiamo anche avviato delle operazioni di incoming di buyers e di operatori sui nostri territori. La Sicilia è una regione con diversi territori, diversi vini. Qua stesso sono presenti vini dell'Etna, vini delle isole Lipari, i vini dell'Agrigentino, i vini del versante occidentale della nostra Sicilia, e primeggiano fra tutti il Grillo e il Catarratto come Nero d'Avola, il Caricante dell'Etna, il Nero d'Avola come Rosso Principe dei nostri vini, insieme ad altri vini tipici, ad esempio quelli dell'Etna, e quindi c'è una varietà di offerte di vini di qualità. Allora, diciamo, dottore, quanti produttori indipendenti ci sono e quante, diciamo, delle cantine sociali? È mutato anche questo quadro. Fino a 20 anni fa erano maggiormente presenti le cantine sociali, anzi quasi esclusivamente erano cantine sociali, tranne poche realtà. Oggi il quadro è mutato, ci sono diverse centinaia di aziende a conduzioni familiari, quindi aziende private a tutti gli effetti. Le cantine sociali, il numero si è ridotto, però voglio sottolineare che alcune di queste cantine sociali hanno fatto dei passi in avanti veramente notevoli sul piano della qualità e sul piano della capacità di marketing e di vendita dei vini stessi.